Chiesa gremita, Marotta per l'ultimo saluto al luogotenente Ferretti, stroncato da un malore. Era un uomo paziente e sempre disponibile. Commoventi le parole della figlia. Seguiremo i tuoi insegnamenti, ha detto Alessia. Il cielo ha ricevuto la stella più bella. Violenza di genere, Soro Optimist dona un kit portatile al commissariato di Fano. Servirà per registrare le denunce in totale riservatezza anche a casa delle vittime. Nuova rotatoria di Rosciano a Fano, da domani cambia la viabilità con la chiusura al traffico dei bracci secondari. Il maltempo non ha fermato, il pomeriggio dedicato alla città da giocare in Viale Gramsci, bambini protagonisti tra laboratori, musica e animazioni. A Fossombrone 5 ciclisti completano l'Everesting, l'impresa in 2 giorni, scalando il Colle dei Cappuccini per 40 volte con quasi 9.000 metri di ascesa. Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. Apriamo il nostro telegiornale con i funerali del luogotenente Ferretti. Commozione e cordoglio a Marotta per l'ultimo saluto con un picchetto d'onore in ricordo del militare stroncato da un malore improvviso all'età di 58 anni. Era un uomo disponibile e paziente che dava ad ogni pratica, ad ogni foglio il giusto valore, perché dietro ad ogni fascicolo ci sono le persone, le famiglie e situazioni diverse. Valentino è stato sempre a servizio dei colleghi e della gente ed ora, in cielo, continua a prestare servizio alla Virgo Fidelis, patrona dell'arma. Sono le parole di Nicola Masci, cappellano militare delle Marche, che sabato scorso ha celebrato i funerali di Ferretti, luogotenente con carica speciale, stroncato da un malore all'età di 58 anni, mentre si trovava in casa a Marotta. Gremita, la chiesa di San Giovanni Apostolo, dove in tanti hanno voluto dare l'ultimo saluto al militare, in forza all'ufficio personale della Legione Carabinieri Marche di Ancona. Erano presenti anche il comandante della Compagnia Carabinieri di Fano, Maximiliano Papale, il comandante della stazione locale, Giuseppe Zocchi, e il sindaco di Mondolfo, Nicola Barbieri. Siamo qui, ha detto il sacerdote al termine dell'omelia, per pregare insieme per la famiglia che resta nel dolore. Rimane un vuoto che non si può colmare, ha aggiunto il presule, e la sua assenza si sentirà molto. Adesso, oltre alla preghiera, possiamo essere d'aiuto solo con la presenza e la testimonianza, esattamente come ha fatto Valentino per gli altri. Il 58enne lascia la moglie Morena e 2 figli di 18 e 21 anni. È stata una grande persona, generoso, umile, sempre pronto ad aiutare il prossimo, ha detto Alessia, che ha letto un messaggio per il papà. Ricorderemo i tuoi preziosi insegnamenti e li metteremo in pratica per essere persone migliori. La sera del 24 maggio qualcuno ha perso un padre, un marito, un figlio. Qualcun altro ha perso un caro amico, un collega, una spalla. Ma il cielo, ha proseguito nella lettera, ha ricevuto la stella più bella di tutto il firmamento. Quando ci mattirà ci basterà alzare gli occhi e guardare su. Sappiamo che ci sarai, che ci osserverai e ci proteggerai. Speriamo che abbia trovato la pace. Chissà, magari un giorno ci incontreremo e sarà magico. Ciao papi, sei stato il miglior insegnante di vita che ci possa essere. Un anziano sull'ottantina d'anni è morto dopo essere rimasto incastrato con un arto inferiore sotto la motozappa mentre lavorava nell'orto. È successo oggi pomeriggio in strada dei condotti a Muraglia di Pesaro. Sul posto i vigili del fuoco, allertati intorno alle 16.30, le forze dell'ordine e i sanitari che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Tragedia sfiorata invece ieri sulla statale Adriatica a metà Auriglia di Fano, dove poco prima delle 9 un 22enne alla guida di una BMW M1 ha perso il controllo del mezzo a causa di un colpo di sonno. L'auto è finita fuori strada e si è andata a schiantare contro i contenitori di un'isola ecologica. Per l'urto uno dei cassonetti è stato sbalzato nel giardino di un'abitazione poco distante dal distributore di benzina. Per fortuna nessuno è rimasto ferito, compreso il conducente che ne è uscito illeso. Sul posto la polizia locale per i rilievi di legge. Cambiamo argomento. Questa mattina il club Soro Optimist di Fano ha donato al commissariato di polizia una valigetta portatile contenente un impianto di videoregistrazione per verbalizzare le denunce di donne e bambini vittime di violenza. Gli episodi purtroppo
gravissimi. Da oggi gli agenti del commissariato di Fano sono dotati di uno strumento in più per verbalizzare le denunce di chi è vittima di violenze di genere. Si tratta di una valigetta con kit informatico utile per raccogliere testimonianze in un luogo diverso da quello istituzionale. L'impianto si compone di un software autonomo collegato ad una scheda di acquisizione audio-video, facilmente trasportabile e con alta sensibilità acustica, con la possibilità di registrare e di riprendere anche in condizioni di scarsa visibilità. A donarlo il Club Soroptimist di Fano, alla presenza del questore Michele Todisco, del dirigente Stefano Seretti, del suo vice Molinelli e dei rappresentanti dell'amministrazione comunale. È indispensabile garantire a queste vittime la massima discrezione e la massima familiarità, appunto per accompagnarli questo processo, purtroppo per loro negativo, questo processo di individuazione responsabile e di punire responsabili se possibile. E quindi la strumentazione, la stanza più il computer che hanno donato contribuirà notevolmente ad aiutarci e a svolgere al meglio il nostro lavoro. Le società si evolvono, ma i reati di questo tipo aumentano, commentato il sindaco Seri, che ha ringraziato le forze dell'ordine e tutti gli agenti di polizia che agiscono con professionalità. D'altra parte, ha evidenziato il primo cittadino, sono necessari strumenti adeguati per accompagnare chi è vittima di violenza verso un riscatto e una nuova vita. Soroptimist, aggiunto Seretti, ha già dimostrato una grande vicinanza alla comunità. Infatti, da circa un anno e mezzo, all'interno del commissariato è attiva una stanza in cui operano due poliziotti e un poliziotto dedicata all'accoglienza delle donne che subiscono violenze. Un fenomeno, ha ricordato il dirigente, per il quale viene attivato il codice rosso e che conta 4-5 casi ogni mese. Ci potrà consentire di poter ascoltarli al meglio, di poter registrare e documentare a livello informatico tutti i vari processi che si seguono per poter poi arrivare anche, no, a un procedimento penale vero e proprio, quindi veramente sono dettagli che però ci consentono di operare al meglio e fanno veramente la differenza. Quindi un ringraziamento veramente sentito al Soroptimist Fano che ci ha consentito appunto di poter utilizzare questa strumentazione. Un'attenzione che noi abbiamo sempre rivolto in maniera veramente molto forte nei confronti di questi fenomeni, cercando di creare quell'empatia massima, empatia nei confronti delle vittime che già soffrono enormemente questa situazione, che devono denunciare, quindi entrano in un percorso molto difficile, spesso, anzi quasi sempre, sono coinvolti minorenni, se non addirittura coinvolti loro stessi in determinati tipi di violenza. Quindi tutto ciò che è utile per poter svolgere al meglio questa nostra attività, anche, ripeto, anche l'allestimento di una stanza come abbiamo fatto in questo caso, che cerca di creare quell'empatia che possa essere giusta per consentire e agevolare la vittima che già, ripeto, soffre enormemente, quindi tutto ciò che può essere utile a questo scopo è veramente fondamentale. Presente alla consegna una delegazione del Soroptimist di Fano presieduto da Maria Grazia Seri, che ha raccontato la mission dell'associazione nata a livello mondiale 100 anni fa. Fano esiste da 15 anni, è autofinanziata, composta da donne che mettono a disposizione fondi o professionalità, tempo per fare in modo che problematiche femminili o di minori possano emergere inizialmente, quindi conferenze o in questo caso donazione poi dopo fattiva di in questo caso la valigetta che fa parte del progetto della stanza per sé portatile, che è un progetto studiato a livello nazionale per cui è stato fatto un protocollo con i commissariati di polizia, perché queste sinergie, e noi rappresentiamo i cittadini che vogliono collaborare con le istituzioni per fare in modo che problematiche in questo caso di genere femminile possano emergere e per fare in modo che sia di prevenzione, quindi ce ne possano essere il meno possibile, ma anche una volta che si verificano, purtroppo, per fare in modo che le vittime possano essere più aiutate nel percorso di risoluzione. Cerchiamo di fare in modo che con la nostra collaborazione di semplificare, di far emergere, di aiutare le donne e i bambini, i minori.
Domani sera alle ore 21 nel santuario della Madonna del Ponte Metauro a Fano si terrà la celebrazione eucaristica al termine del mese del Rosario di Maggio. Per l'occasione verrà officiata una messa solenne in onore di Maria Santissima. E da domani, 31 maggio, e per una decina di giorni, la viabilità nella zona del Codma di Rosciano a Fano subirà delle variazioni per consentire i lavori della realizzazione della rotatoria di via Campanella. Verranno chiusi al traffico i bracci secondari dello svincolo con la circolazione che verrà dirottata lungo le direzioni principali. Questa fase dell'intervento prevede la realizzazione del pacchetto stradale, dell'illuminazione e dei cordoli. Il maltempo ieri non ha fermato la città da giocare, l'evento dedicato ai bambini con laboratori, giochi e animazioni. C'era per noi Filippo Pucci. Viale Gramsci ha detto addio alle auto per un giorno per trasformarsi in un grande parco divertimenti a cielo aperto. Nonostante il tempo incerto, dal primo pomeriggio di ieri tutto il percorso e alcune vie limitrofe si sono riempite di bambini e famiglie per il grande ritorno dell'iniziativa Fano Città da Giocare. La manifestazione, che quest'anno raggiunge il trentennale, è organizzata dal Comune di Fano e ha visto il coinvolgimento di tante associazioni provenienti dal territorio con laboratori, momenti sportivi, prove ludiche, svago e musica. Centinaia di bambini si sono cimentati nel tiro con l'arco, partite di calcio, rugby e pallavolo, percorsi ad ostacoli e nel ciclismo, dove nell'area di Porta Maggiore è stato allestito un percorso ciclabile a gimcana, con tanto di segnaletica stradale orizzontale e verticale, insieme alla collaborazione della Polizia Locale di Fano, che ha insegnato ai più piccoli il rispetto del codice della strada. Finalmente, dopo due anni, causa forza maggiore, cioè la pandemia, torniamo alla normalità. È un appuntamento importante, caratterizzante la Fano Città delle Bambine e dei Bambini. L'obiettivo era riorganizzarla, ci siamo, non siamo stati baciati dal sole, però nonostante tutto tante associazioni, tante persone, non i grandi numeri degli altri anni, ma anche il tempo fa la sua parte, però ecco, ci siamo, questo è importante. Ma soprattutto è importante il messaggio che questo evento, oltre ad essere un momento di divertimento, di gioia, di partecipazione, ma è anche un messaggio culturale forte. E poi tantissimi altri giochi e attività come la pallacanestro, il taekwondo, pittura, disegni oppure diventare per un giorno l'autista di un autobus di linea. A campeggiare al Pincio invece la nuova scenografia dell'evento realizzata dal carrista fanese Luca Vasillic, dove i tanti bambini, ma anche i grandi, hanno potuto scattarsi una foto ricordo di questa giornata ricca di spensieratezza, divertimento e gioia. Un bilancio partecipato, tanta gente, malgrado la pioggia comunque la gente ha talmente voglia di giocare e divertirsi che è venuta magari anche per poche ore. E soprattutto volevo anche ringraziare le tante associazioni che hanno partecipato all'evento, sportive, associazioni culturali, didattiche, di tutte le sorti, e questo è un gran segnale che la città è unita, è coesa e ha voglia veramente di mantenere un diritto al gioco che è al centro di questo spazio. Verrà messo a disposizione anche quest'anno il dispensario di via Bosco Marina 20 a Torrette di Fano. È un presidio sanitario gestito da ASET al servizio di villeggianti e residenti. Dal 1 giugno al 5 settembre si potrà contare su questo punto di riferimento per l'acquisto di farmaci non solo, grazie al coordinamento della farmacia comunale di via Paolo Ferrari di Marotta. 5 i farmacisti pronti a prestare servizio, 40 invece le ore di apertura garantite ogni settimana. Lunedì sarà il giorno di chiusura. Domani alle ore 18 la BCC di Fano inaugura lo sportello ATM al servizio della zona del Lido. Il locale sarà anche la sede dell'associazione Giovani Soci, Lab Giovani Idee e punto di riferimento per iniziative ed eventi dedicati ai ragazzi. Il nuovo punto prende il nome di B-Link, il termine è tratto dall'inglese, e indica l'ammiccamento, ma incorpora anche la B di banca, l'emoticon del punto e virgola che richiama la strizzatina d'occhio e la parola link che evoca la società
società giovane e interconnessa. All'inaugurazione prenderanno parte i vertici della BCC, il sindaco di Fano Massimo Seri e l'assessore alle nuove generazioni Barbara Brunori. Ed ora ci spostiamo a Fermignano perché mercoledì prende il via Straccia Minaccia, il festival di letteratura per l'infanzia. Leggere, giocare, toccare le parole grazie al mondo dei libri tattili, ma anche rivivere la lettura da protagonista, liberare la fantasia e sprigionare la creatività per favorire connessioni e relazioni. Si chiama Straccia Minaccia ed è il Festival di Letteratura per l'Infanzia che torna per la quinta edizione a Fermignano. L'evento, che si svolgerà dall'1 al 5 giugno, prevede incontri, letture, laboratori, danze e spettacoli nei luoghi più suggestivi della città. Il programma è stato presentato nella Biblioteca Bramante dall'assessore agli eventi e politiche educative Monica Scaramucci, dall'assessore alla cultura Ubaldo Ragnoni e dalla direttrice del festival Alice Toccaceli. L'amministrazione comunale di Fermignano ha investito molto in questi anni in questa iniziativa, perché ha questo spazio rinnovato della biblioteca comunale che deve vivere attraverso queste iniziative. E rivolgersi a un pubblico di 0-6 anni significa rivolgersi a tutta la cittadinanza, perché tutti siamo genitori di alcuni bambini, oppure nonni, oppure babysitter, oppure zii, e sappiamo quanto sia importante leggere con loro e vivere con loro l'esperienza del libro, che parte dalla manipolazione a 0 anni fino alle prime letture degli adulti per i bambini che l'accompagnano durante la notte affinché possano essere sereni, fino alla lettura individuale e personale e critica dei ragazzi. Da anni infatti il comune di Fermignano investe in un nuovo modello di promozione del benessere e della salute dei cittadini. Il nostro obiettivo, ha detto Scaramucci, è quello di lavorare per far sì che Fermignano sia una città vivibile e sostenibile anche grazie ad una comunità accogliente, dinamica e creativa. Per questo l'importanza di partire proprio dai libri e dalla formazione. Speriamo di anche quest'anno di poter avere tanti partecipanti come lo è stato negli altri anni. Abbiamo l'obiettivo anche di aprirci a tutto il territorio, dico io provinciale, perché la sfida è questa. Il Festival Straccia Minaccia nasce a Fermignano, per Fermignano, e poi si è aperto. Infatti la formazione la faremo proprio ad Urbagna, un anno l'abbiamo fatta nel Centro Congressi di Peglio. Adesso il nostro obiettivo è ancora più ambizioso, cioè aprirci a tutta la provincia. Vogliamo portare le famiglie nell'entroterra, nelle aree interne, per vivere insieme a noi questa esperienza. Il festival prenderà il via mercoledì alle ore 21 con le letture della Buonanotte a cura dei volontari di Nati per Leggere. Il programma completo è consultabile anche sul nostro sito occhioallanotizia.it. Quest'anno il tema che abbiamo scelto, proprio d'accordo con Francesca Genova, Corpi Narranti, perché in uscita dalla pandemia questo discorso dei corpi narranti sicuramente era un discorso che non si poteva aggirare, ci sembrava molto, molto caldo, e anche perché allo stesso tempo ogni corpo ha la sua storia e ogni corpo è pieno di molte storie. Ci teniamo molto a che le persone possano avere veramente un momento di confronto anche generazionale, quindi noi non ci riferiamo solo all'infanzia come età anagrafica, ma anche a ogni bambino, ogni bambina e ogni bambino che abita dentro l'adulto. Saint-Exupéry diceva che ogni adulto è stato un bambino una volta, ma pochi di loro se lo ricordano, e noi siamo anche qui un po' per ricordarci di questo, no? Per avere questa possibilità attraverso i libri di costruire un ponte sia con i bambini e le bambine di oggi, ma anche con il bambino e la bambina che ci abitano, e sarebbe bello se voi poteste venire con noi a farlo. Sfidando il temporale, 5 ciclisti coraggiosi sono riusciti nell'impresa di scalare per 40 volte il Colle dei Cappuccini, raggiungendo così una quota complessiva in salita di 8.848 metri, pari all'altezza del Monte Everest. Si tratta di Gabriele Lini, Andrea Legrucci, Federico Sgarzini, Fabrizio Capoccia e Vincenzo Patruno. I 5 sono partiti alle 6.20 di sabato 28 maggio e hanno completato le risalite il giorno successivo. Una sfida che ha messo a dura prova il fisico e la mente, ha commentato Ferretti, presidente del gruppo ciclistico I Briganti di Fossombrone, che ha organizzato l'evento patrocinato dalla provincia. Ringraziamo tutte le persone che hanno collaborato all'organizzazione, ha aggiunto il comune per le autorizzazioni e i frati Cappuccini per l'ospitalità. Un ringraziamento come sempre va a tutti i sostenitori di Fano TV. Questa sera il nostro grazie va a Mauro Landini.
Tra poco le previsioni del tempo e poi trasmetteremo uno speciale di Confartigianato Ancona Pesaro Urbino dedicato all'innovazione tecnologica e alle opportunità per le micro e piccole imprese. Invece l'appuntamento con l'informazione torna domani mattina alle ore 7 con Occhio ai giornali condotto dal nostro direttore Marco Ferri. Buona serata a tutti.